Bentornati ragazzi nel 47esimo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer, come sempre, sono Giulio Ruoro. Vi chiederete dove diavolo siamo? Siamo nell'antro abissale, perché siamo qui? Beh, ve lo faccio vedere subito. Ciao Cinciù! Dai, togli, immediatamente, grande. Praticamente, se noi andavamo sotto l'acqua, ecco che cosa si vedeva. Io siccome non voglio farvi vedere la nebbia, ho preferito farvi venire a vedere direttamente qui. Veramente è stata una cosa noiosissima perché non vedevo niente. Quindi cerchiamo di sbrigarci a fare l'antro abissale, ma grazie fortuna. Ligidung. Ok. Allora, vediamo di buttarlo subito giù, ragazzi. Usa Wrap. Perfetto. Fuori Ligilung. Via il dente, via il dolore. In questo caso, via la lingua. Togliamoci Headbutt per Dragon Breath, dai. Perfetto, ragazzi. Allora, cambiamoci Pokémon. Io metterei davanti, quasi quasi. Claydol, dai. Anzi no, Alakazam. Lo so che è già abbastanza avanti di livello rispetto agli altri, però. Marip? What the f. Perché Marip? Vabbè, è un randomizer, non me ne devo fare queste domande, non me ne devo fare. E questo c'ha Ho-Oh. A caso. Questo c'ha Ho-Oh. Muori, muori, grandissimo. Mi ha fatto un piacere. Ok, ragazzi. Altro allenatore del team acqua andato. Mettiamo davanti Dragonite a questo giro. Ecco qua. Cerchiamo di andare più velocemente possibile, per carità, per amor di Dio. E Metacorba Aerostrada. Sì, perché voi lo sapete com'è il mio senso dell'orientamento, quindi beh. Sarà abbastanza lunga e tediosa questa cosa. No, ok, allora, me lo ricordo questo pezzo. Dobbiamo andare a quello a destra. Sto dicendo una stupidaggine, credo, no. Ok. Wilfish! Quanto sei brutto. Poveraccio. Ok, dobbiamo andare qui a destra e dobbiamo superare le onde. E la cosa è abbastanza semplice se sai la strada, perché altrimenti è veramente un incubo. Sapesse le volte che mi ci sono perso. Neanche ve lo immaginate. Un Machop. Ma ciao. Ora andiamo qui e c'è una lotta in doppia a quanto pare. Ok, c'ho come secondo Pokémon in squadra adesso. Mettere Miltank. Non ho idea di che Pokémon abbiano, quindi potrebbe essere veramente un incubo. Ok, quattro Pokémon. Ai ai ai. Slam su Blaziken. Anzi no. Ma anche no, eh? Perché vorrei subito fare fuori Blaziken io. Perché è un Pokémon veramente forte. Stomp su Eevee. Ovviamente doveva finire così. Livello 36 per Dragonite, signori. E un Relicant. Perché. Boh. E ciao Blaziken, perfetto. Chi è il tuo prossimo Pokémon? Ciumpluff. Ciumpluff. Ma va bene. Madonna mia. Ma voi pare normale che sta mossa è talmente sfigata che manca ogni volta l'avversario lo manca. Ditemi voi se è normale.
Ora, usiamo stampo su relicante, almeno stampo non dovrebbe mancarlo. Grazie. Ma se è potente comunque questo Pokémon, eh? Non c'è da scherzarci. Pure. Comincio ad odiarti. Ma costa quest'altro, non è possibile. Oh, ogni mossa che stai a fare sto giro la stai a mancare. Qualsiasi cosa. Ma pare normale. Seriamente ragazzi, ma mi pare normale sta cosa. Muori, muori, dannizione. Oh, finalmente. Ora, vediamo di curarceli i Pokémon perché veramente stanno messi abbastanza male. E devo andare indietro, a me non me va. Ok, allora, super iperpozione su Dragonite e su Miltank. Perfetto. Ora, me lo ricordavo sto enigma. E mi sta abbastanza antipatico, devo dire la verità. E mi sa che ho sbagliato. Sì, infatti. Oh, Dratini! C'ho tuo fratello! Appunto. Ok, allora. E ho sbagliato di nuovo. La cosa sarà abbastanza lunga e tediosa, ragazzi. Ok, allora, con calma. Comincio ad odiarvi. Vi odio, ragazzi. Non lo sopporto più, sinceramente. Ma porco. Va bene ragazzi, io vi lascio qui, così faccio le cose con calma con questo enigma. Grazie per aver visto il video, lasciate like, un commento, sempre se volete iscrivervi al canale. Dal vostro giocatore è tutto. Stay hollow.